Alfa con bellissima, 8 e 22 minuti, bentornati su Crystal Radio, bentornati a Good Morning Milano, ci ha raggiunto il nostro ospite, vero Lorenzo? Esatto, Stefano Locati, per parlare della rassegna Sogni Elettrici della Yulm. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Stefano, allora così velocemente subito entriamo nella vivo della domanda, cioè che cos'è Sogni Elettrici e quando possiamo goderne di questi Sogni Elettrici? Sì, Sogni Elettrici è un festival di cinema, che parte dal cinema e vuole raccontare l'immaginario fantastico e della fantascienza. È un festival che si svolge all'Università Yulm di Milano dal 16 al 21 ottobre, con ingresso gratuito. Tutti gli eventi e le proiezioni sono a ingresso gratuito, ha un fitto programma di proiezioni, di incontri con autori, registi appassionati e scrittori di fantascienza e di fantastico, ha delle proiezioni di film in anteprima italiana che provengono da tutto il mondo e che riguardano appunto il fantastico e la fantascienza, e al suo interno anche un convegno internazionale di studiosi che si occupano di speculative fiction, che non è altro che una parola altisonante che ingloba appunto i concetti di fantastico e di fantascienza. Speculating, com'è che è? Speculative fiction. Ah, letteratura speculativa sarebbe. E non è quella su quando compri una casa, rivendere al 10 volte tanto, fare speculazione edilizia, no, è un'altra roba. Ok, perfetto. No, chiaro, chiaro. Un'altra roba. Chissà, può essere utilizzata anche per... Ma no, più utile so. Sicuramente la vostra che quell'altra, sinceramente, visti i problemi della nostra città. E, dicevi, questo avviene alla Yulm, giusto? All'Università Yulm, sì, a Milano, le proiezioni appunto e tutti gli altri incontri sono a ingresso gratuito, ci sono film che provengono da tutto il mondo, come appunto un film dagli Stati Uniti che è Divinity, con Bella Thorne come attrice protagonista, c'è un film molto interessante nigeriano che si chiama Mami Wata, che era passato al Sundance, dove aveva vinto un premio, quindi ci sono diversi tentativi di portare alla luce un po' di tipi diversi di fantastico e di fantascienza, con film sostanzialmente dell'ultimo anno, non ancora usciti in Italia, quindi saranno naturalmente proiettati in lingua originale con i sottotitoli in italiano, e poi ci saranno soprattutto anche tanti ospiti, tra cui una masterclass di Bruce Sterling, che è tra i papà del movimento cyberpunk, insieme a William Gibson. Ci sarà un'altra masterclass invece di un'autrice italiana, che è Licia Troisi, che è tra le autrici di fantastico italiano più vendute e più conosciute. Ci sarà un incontro sul doppiaggio, in particolare con alcuni doppiatori italiani molto conosciuti nell'ambito del doppiaggio delle serie animate, degli anime giapponesi, con ad esempio Renato Novara, la Spinelli, che si sono occupati di serie anche molto conosciute come, non so, Sailor Moon, One Piece, Dragon Ball, eccetera. Queste le conosco tutte. Sì, queste le conosco tutte. Bene, ci contavo perché sono sei riuscito a cogliere anche quelli come me che magari conoscono un po' meno quel mondo, ma con quei tre nomi ci hai preso in pieno, cioè nel senso sì, questi li conosciamo bene. Beh, una bella fatica anche trovare però tutto questo materiale da raccontare, no? Una bella fatica, ma anche ben divertente, quindi ogni anno all'inizio mi chiedo ma perché lo faccio, ma poi appunto arrivati al dunque, insomma, sono contento perché insomma si uniscono tanti temi che sono interessanti. Tra l'altro appunto l'intento è guardare al fantastico e alla fantascienza non solamente come momento di evasione dalla realtà, di fuga dalla realtà, ma anche come un modo di tornare a guardare la realtà da una prospettiva diversa. E quindi è sì un momento, come dire, escapista, di fuga, di svago, ma anche un modo per cercare di ragionare sulla realtà quotidiana da prospettive inedite. Quindi, chiarissimo. Ti interrompo un attimo perché mandiamo un po' di musica, ma ritorniamo ancora perché dobbiamo capire bene tutti gli appuntamenti, dove trovarti e cosa possiamo ancora vedere, perché sono tante le sorprese appunto di Sogni Elettrici. Adesso Marco Mengoni, pazza musica insieme ad Elodie.
8:33 minuti, Marshmallow, bye bye, rientriamo dopo la piccola pausa, sempre in collegamento con il nostro ospite Stefano Locati, direttore artistico di Sogni Elettrici, la rassegna della Yulm Festival dell'immaginario fantastico e fantascienza. Ricordiamo appunto che sarà la rassegna, coprirà i giorni da lunedì 16 a sabato 21 ottobre, giusto Stefano? Esatto. E per quanto riguarda il programma, dove possiamo trovarlo, visto che comunque è ricco di appuntamenti? Sì, allora il programma si può trovare sul sito Sogni Elettrici, tutto attaccato, sognielettrici.yulm.it. C'è sia il programma che anche tutte le informazioni su, ad esempio, i film che proiettiamo, lungometraggi e cortometraggi, informazioni sugli ospiti e su come raggiungerci. L'Università Yulm è in zona Romolo, quindi insomma facilmente raggiungibile. Ripeto, l'ingresso è gratuito, non c'è bisogno di prenotazione, e quindi a chi incuriosisce qualcosa del programma può venire a curiosare liberamente. Perfetto Stefano. Allora, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi, e quindi ricordiamo appunto da lunedì 16 a sabato 21 Sogni Elettrici alla Yulm. E io ho una curiosità proprio di salutarci, volevo capire la cosa che quest'anno sei più fiero di aver portato a questo festival. Ah, caspita, così alla fine è la domanda più difficile. Sì. No, in realtà sono tante cose, appunto prima ne facevo cenno ad alcune, come appunto la presenza di uno scrittore come Bruce Sterling, poi in realtà abbiamo anche delle cose più al confine con la quotidianità. Una delle cose di cui sono più felice è appunto che parleremo anche di, ad esempio, intelligenza artificiale da un punto di vista del fantastico e della fantascienza, di come utilizzarla e di come viene utilizzata, ad esempio, per creare anche video e film. Quindi ci sarà una sezione che parla di intelligenza artificiale con degli esempi di cortometraggi girati con l'ausilio di intelligenza artificiale, ad esempio. È bello che qualsiasi rassegna che seguiamo eccetera ha sempre l'affondo sull'intelligenza artificiale, si vede che è veramente è un tema importantissimo da tutti i punti di vista, se si parla di mobilità si parla di intelligenza artificiale. Qua però bisogna capire bene, è interessante perché bisogna capire quanto possa l'intelligenza artificiale creare qualcosa di fantasia, non c'è la fantasia artificiale quasi diventa a un certo punto, giusto? Esatto, sì, l'intento è proprio quello, vedere se le intelligenze artificiali hanno anche fantasia. Guardiamo anche allo sciopero degli sceneggiatori che si è concluso da poco ad Hollywood, anche lì l'intelligenza artificiale era il casus belli, diciamo. Eh sì. Prima di salutarci Stefano, da ricordaci bene tutte le coordinate per essere sicuri di non perderci niente di questo festival, appunto alla Yulm, ma di tu tutte le coordinate per bene, nome, cognome, indirizzo e codice fiscale. Benissimo, allora Sogni Elettrici, Festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza, da lunedì 16 a sabato 21 ottobre all'Università Yulm. Trovate le informazioni su sognielettrici.yulm.it. Quindi, Festival Sogni Elettrici alla Yulm, tantissimi i momenti e i materiali proprio da andare a vedere o ascoltare. Io ti ringrazio Stefano davvero per il tuo intervento. Grazie a voi. E quindi ci vediamo in Yulm allora a questo punto per Sogni Elettrici, va bene? Ci aspettiamo. Quando è il giorno che non mi posso perdere, qual è che devo per forza esserci lì? Naturalmente tutti. Immaginavo, questa gliel'ho proprio alzata per schiacciarla. Va bene, grazie mille Stefano. Buona giornata. Grazie a voi. Continuiamo con la musica quella seria, perché qui abbiamo parlato di fantasie, abbiamo parlato di cose che davvero volano alte sopra di noi, come ad esempio le stelle di cui siamo tutti quanti figli.